Chiesto di parlare il senatore Bagnai, ne ha facoltà per 10 minuti. Grazie, signor Presidente. Ho sempre pensato che l'Europa si sarebbe costruita nelle crisi e che sarebbe stata la somma delle soluzioni che sarebbero state portate a queste crisi. Così Jean Monnet nei suoi memoir pubblicati nel 1976. Questa frase di uno dei padri fondatori del progetto unionista mi è tornata in mente quando il presidente Pesco ha comunicato alla quinta commissione la logica sottostante ai suoi criteri di improponibilità. Ci è stato detto, ed è stato poi ribadito dal senatore Misiani, e Misiani è uomo d'onore, che un provvedimento emergenziale non può essere utilizzato per interventi strutturali. Quindi, ad esempio, niente anno bianco fiscale. Una misura che avrebbe dato respiro a tante partite IVA e tante PMI, svincolandole dalla necessità di versare a giugno un acconto esorbitante delle imposte su quei redditi che non stanno percependo. Questo governo si è rifiutato di considerarla, sostenendo che il sistema fiscale non vada riformato in condizioni di urgenza. Giusto, saggio, ma quanta improvvisa e improvvida saggezza negli eredi di quella stagione politica che nella concitazione di una crisi, allo scellerato e infame grido di fate presto, ha riformato nell'ordine il sistema pensionistico, il mercato del lavoro, il sistema delle autonomie locali e quello scolastico. Fu l'urgenza dello spread a giustificare quelle riforme strutturali. Ricordiamo tutti il memorandum che la BCE inviò all'Italia nel 2011 e che Monti, Letta, Renzi e Gentiloni pedissequamente eseguirono. E perché mai ora l'urgenza di soccorrere i cittadini che rappresentiamo non dovrebbe giustificare interventi ugualmente strutturali? Perché queste asimmetrie? Gli interventi strutturali vi vanno bene solo se penalizzano i cittadini e non se li avvantaggiano? Certo che siete strani voi unionisti. L'Europa si farà nelle crisi, dite, ma quando arriva una crisi l'Italia lasciamola com'è, col suo fisco vessatorio, con la sua burocrazia, col suo codice degli appalti ancora più astruso di quello che vi è stato dettato da Bruxelles, quello al quale noi e il Paese vi imploravamo di tornare, ma voi no, duri come il ferro, perché dovete essere sempre più realisti del re voi unionisti. Quando non potete distruggerlo, il Paese che amate, almeno vi sforzate di non ricostruirlo. E certo che siete veramente strani, eh? Siete quelli che prima, con la commissione Rohrdorf, insediata nel 2015, riscrivono, obbedendo all'Unione Europea, il codice della crisi d'impresa, salvo poi sospenderlo quando arriva un evento che mette le imprese in crisi. Va, per fortuna, dico io, meno male, è una delle poche cose buone che rinveniamo nel decreto. Ma è anche una cosa da romanzo distopico, la guerra è pace, la crisi è prosperità. Ma allora lo capite anche voi che quello che vi dettano da Bruxelles non funziona? E allora perché non sospendere anche gli ISA, basati su un cardine del globalismo, la funzione di produzione neoclassica, cioè su un mondo finto, su un mondo distopico, su un mondo di macchine, sul mondo di Blade Runner? Un imprenditore che una volta votava per voi mi diceva ieri sconsolato, forse PD sono le iniziali di Philip Dick, absit ignuria verbis. Che poi, a ben vedere, la crisi dello spread e quella del virus non sono confrontabili. Una dipende da un fenomeno naturale, e non è quella dello spread, e l'altra dipende da un artefatto umano, e non è quella del virus. Perché forse dovremmo dircelo finalmente, visto che lo abbiamo constatato coi nostri occhi poche settimane fa, che quello che ci avete presentato come un ineluttabile dato di natura a cui inchinarsi, lo spread, altro non è che il risultato di una decisione politica, la decisione di impedire ai governi di finanziarsi presso la propria banca centrale. Questa decisione, presa nel 1981 in Italia, come sappiamo, uno scambio di lettere fra Andreatta e Ciampi, e iscritta nel 1992 nei trattati europei, come sappiamo, all'articolo 123, primo comma del TFUE, aveva una sua logica precisa e dichiarata, quella di sottoporre le scelte di governi democraticamente eletti allo scrutinio dei mercati. Aperte virgolette. Da quel momento in avanti la vita dei ministri del tesoro si era fatta più difficile e a ogni asta il loro operato era sottoposto al giudizio del mercato. Chiuse virgolette, Andreatta dixit. Ne parliamo? Volete? Ecco, io non vengo qui a smentire Andreatta, ma soltanto a riferirvi quello che so. So che questo ragionamento filerebbe se valessero due presupposti. Primo, che il mercato fosse più sagace e più legittimato dei cittadini nel giudicare l'interesse dei cittadini stessi. Secondo, che il mercato accettasse per sé la disciplina che pretende di imporre agli altri. E qui abbiamo, anzi avete, cari unionisti, un problema, anzi due. Perché
Intanto il mercato sagace non è, tant'è che spesso e volentieri non riesce a fare nemmeno il suo di interesse. Lo dimostrano qui in Italia i tanti episodi di dissesto bancario verificatisi nonostante, o meglio grazie all'eccellente vigilanza nazionale. E poi perché il mercato non accetta per sé la disciplina che vuole imporre agli altri, tant'è che quando arriva la crisi va a piagnucolare alle porte dello Stato, come ben sappiamo qui. Tralascio il fatto che il mercato è anche quell'istituzione informale che decide di produrre tutte le mascherine in Cina perché lì costano meno, ignorando nella sua prescienza infallibile, cui voi ci avete sottomesso, con Andreatta, Ciampi, Prodi, che questa scelta avrà un costo di vite umane. Ma nel progetto unionista c'è di più e c'è di peggio. Vi scandalizza la nostra proposta, la più semplice, la più ovvia: finanziare i necessari interventi con emissione di moneta da parte della Banca Centrale, cioè salvare gli Stati lasciando che essi esercitino quella che storicamente è una loro prerogativa, la sovranità monetaria. Ma la disciplina del mercato, ma l'azzardo morale, ma poi i governanti corrotti farebbero spesa pubblica per motivi elettorali. Ma forse né voi né i cittadini sapete quello che è impedito agli Stati nel progetto unionista, cioè finanziarsi direttamente presso la banca centrale, in questo progetto è concesso alle imprese. La BCE può comprare titoli privati sul primario direttamente dalle aziende, quindi finanziandole e facendo di fatto politica industriale. Si chiama CSPP e Google aiuterà chi ne ha bisogno. Per le aziende, quelle dei paesi forti, la disciplina del mercato quindi è attenuata. Ma la stessa BCE non può comprare titoli pubblici direttamente dallo Stato monetizzando il fabbisogno. Deve passare in banca, si chiama QI, Also Sprach Frankfurt. Però un altro mondo è possibile. Da oggi, cari colleghi, illustre Presidente, nel Regno Unito è di nuovo possibile quello che dal 1981 non è più possibile in Italia. Il governo di Sua Maestà ha deciso di finanziarsi con moneta. Hoc erat in fatis, ma noi tranquilli, immobili, come un semaforo. Aspettiamo che gli altri aumentino il distacco da noi prendendo misure di puro buonsenso. Lasciamo che gli imprenditori si indebitino anche per pagare le tasse. Così a Bruxelles gli amici ci accoglieranno con un sorriso. A Bruxelles gli amici vi accoglieranno con un sorriso perché avrete obbedito al temporary framework. Io non dico Marx, ma neanche Alberto Sordi vi ha insegnato nulla. Tutti voi amaste o diceste di amare l'Italia un tempo. Cosa vi vieta oggi di aiutarla? L'obbedienza a un paradigma farlocco che è già stato spazzato via dall'incontenibile violenza dei fatti e che non dovrebbe essere nella vostra matrice culturale. L'idea che la moneta sia una merce scarsa, anziché un'istituzione che può e deve essere amministrata nell'interesse dei cittadini. Questo c'è dietro la risposta distopica che abbiamo ricevuto a ogni richiesta di aiutare i cittadini. Aumentare l'identità per le partite IVA? Costa. Incentivare la produzione di mascherine? Costa. Beh, sapete che nuova c'è? Che questa roba costa anche negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Svezia, in Giappone. E infatti lì la banca centrale stampa moneta per coprire i costi. I cittadini italiani, non posso dire i vostri elettori perché voi lo sapete fin troppo bene, non avere più una base elettorale, ne hanno le tasche piene di questo continuo strabismo ai loro danni. Voi lo sapete e navigate a vista, negando loro di esprimersi col voto, negando loro di guardare al futuro con un minimo di prospettiva. Quella prospettiva che non potete dargli perché voi per primi ne siete tragicamente privi. In questa che era discussione sulla fiducia desidero dirvi da vostro ex elettore che con decine di milioni di elettori io fiducia in voi non ne ho. Non la meritate per la vostra subalternità culturale, ma questa non è una dichiarazione di voto. Cosa votare me lo farò indicare dal mio leader politico, perché insieme a decine di milioni di elettori italiani credo che lui meriti fiducia. Voi no!